taglia la misura del pallonetto Ivanisevic, può chiudere lo smash McEnroe che annulla così il secondo match point, ma ce n'è un terzo a disposizione di Goran Ivanisevic. Abbiamo letto sulle labbra di Sergio Palmieri quel Dai John. Stadio pieno, guardate qua, magnifico colpo d'occhio. Buona. E invece è lungo il pallonetto di recupero di McEnroe. Vince dunque Goran Ivanisevic. Al quale McEnroe concede anche un abbraccio, non la semplice stretta di mano, si guarda bene peraltro di stringere la mano all'arbitro. Quale peraltro non se l'aspettava nemmeno. No, no, infatti è partito subito per gli spogliatoi e probabilmente secondo me nel rapportino ci scappa anche qualche multa. Sì, ma comunque tu sei preoccupato per le finanze di McEnroe. No, già una multa McEnroe l'ha presa sicuramente per non essersi presentata alla conferenza stampa di ieri, vedremo se lo farà oggi. Dunque, 1:42, ha vinto Goran Ivanisevic, 3-6, 6-4, 6-2, un'altra bellissima partita. Speriamo di continuare così, eh. Sì, dunque, esce fra gli applausi. Io ho citato prima che anche quella di ieri, naturalmente quella tra Edberg e Stick, è stata veramente molto bella. Quindi noi approfittiamo di questo intervallo tra i due quarti di finale di oggi, quello che vedrà più tardi in campo Korda e Chang, ecco, Peter Korda e Michael Chang, ecco, di riproporvi, abbiamo pensato di riproporvi le fasi finali proprio dell'incontro tra Stefan Edberg e Michael Stich. Poi naturalmente tra circa mezz'ora torneremo qui dalla Olimpia Halle di Monaco di Baviera per il secondo ed ultimo incontro della giornata. A più.
e uno dei due punti un doppio fallo. Quindi in pratica chi ha risposto ha fatto un solo punto. Un punto. Un punto su 17. Forse è un vantaggio battere. No. 15-0. Rotazione esterna di Sampras contro il rovescio di Leconte. Ecco, quello che riesce a fare il giocatore mancino da sinistra può farlo il giocatore destro da destra quando incontra un mancino. Out. 30-0. Ace di Sampras, il quarto. 3-2 Sampras, primo set. Héritage de Guerlain, la nouvelle eau de toilette pour hommes de Guerlain. Vieni anche tu, non restare fuori, questo è l'orologio dei tuoi colori. Raccogli pochi punti e tutto quadra, prendi l'orologio della tua squadra. Con i punti del latte oppure della panna e tutti gli altri che sono Parmalat. Dai amico, mettiti in ballo, ti aspetta un orologio che è uno sballo. Football Watch Parmalat. Bastano 75 punti di latte Parmalat, di panna Chef e di tutti, ma proprio tutti i prodotti Parmalat. Comincia subito la raccolta. Football Watch da Parmalat. Game Gear, occhio però, e giochi preziosi. Di nuovo collegati con Monaco, dove sono in campo Pete Sampras e Henri Leconte. 3-2 Sampras senza break, senza palle break, anzi con soli due punti conquistati dal giocatore che rispondeva. 5 game giocati in 14 minuti di tempo di gioco. Sì, sotto i 3 minuti. Sotto i 3 minuti. Mamma mia. Il gioco effettivo sarà dell'ordine di qualche minuto, un paio di minuti. Secondo me nemmeno. No. Un minuto e mezzo. 1 a 10, 15 minuti, un minuto e mezzo. Sì, ma qui siamo sotto. 1 a 10. Sì, 1 a 10 è poco. Questo è bello. Gran passante di rovescio di Sampras. Primo punto che Leconte cede sul suo servizio. Vediamo l'approccio, il colpo di approccio di Leconte. Molto bello stilisticamente, però Leconte lascia troppo spazio in lungo riga. Il punto più facile dove si deve tirare dall'angolo. 15 pari. Trenta 15. Ace. Sampras un po' perplesso. 40-15.
non c'è l'indicatore di velocità nel servizio, perché secondo me Leconte, pur essendo in grado di esprimere grandi velocità, però riesce a fare l'ace anche se non l'esprime sempre, proprio per quello che abbiamo detto in precedenza, cioè che è difficile leggere la direzione della sua palla di servizio. Out. Tre pari. Primo set. Ovviamente senza break. G0, si è aperto bene il campo Sampras, piazzato con sicurezza la volée di rovescio senza andare a cercare inutilmente le righe. E poi Leconte non è un mostro in difesa, eh? Leconte preferisce essere lui a comandare il gioco. Oh! 30-0. Pare che giochino tutti e due senza troppa pazienza quando sono in fase difensiva. Cioè, tirano, cioè, se va, ma insomma, non ci credono neanche tanto. Sì, si applicano solo se vedono che magari vanno avanti un punto, quindi in questo caso non è ancora successo. Questo potrebbe essere il disegno tattico, no? Oh, questa è bellissima. Questa è una risposta straordinaria. Un solo movimento di polso, senza alcuna preparazione. Era probabilmente in ritardo con la testa della racchetta. Leconte ha dato una frustata con il polso, guardate. Impressionante. Eccolo lì. Sì, era in ritardo, ha fatto tutto col polso. Riton, come lo chiamano gli amici. A lui non piace molto questo soprannome. Questo perché non ci potesse pensare che era uno sbaglio. Poi, prima di dritto, adesso di rovescio. Anche questa volta movimento brevissimo e poi l'azione del polso. Vedete come ha accompagnato con il polso in pratica. Sampras è rimasto lì fermo, eh. Sono colpi che non si possono leggere, Rino, colpi imprevedibili. Poi anche che non appartengono ad un disegno tattico di tennis percentuale. Questo è un colpo che aveva una probabilità di riuscita bassissima. Un'altra risposta, eh. E palla break. Tre grandi risposte di Leconte. Le prime due Sampras non le ha neanche viste. Questa invece ha tentato di tenere in campo la palla, ma ha dovuto giocare di mezzo volo. Annullata la palla break. 40 pari. È stata una prodezza Sampras, ma era l'unico modo per riuscire a rimediare su un'altra grande risposta di Leconte. Rimane fuori comunque il dritto di Sampras e c'è una seconda palla break. Grande game questo qui del francese, sì, con quattro risposte eccezionali.
la volée di dritto di Sampras. Parità. Questa volta lavora bene Sampras, ha abbastanza pazienza di giocare un colpo interlocutorio. Vogliono fare il punto ancora prima che si giochi, sono talmente così, hanno talmente fretta. Ace di Sampras. Le statistiche ufficiali gliene concedono 6. Io ne ho 5 perché su un servizio di Sampras Leconte ha toccato la palla con la punta della racchetta, quindi io non gli ho attribuito l'ace. Per ace si intende appunto il punto fatto sul servizio senza che l'avversario tocchi la palla. Salva Sampras dopo aver annullato due palle break, conduce 4-3 nel primo set. Dal 24 al 27 dicembre, Tele più 2 è anche cinema. C'è Paradiso? Oh, certo. È il luogo dove si avverano i sogni. Avoncelli. Dal 1922, passione per la maglia. Henri Leconte al servizio, 4-3 Sampras. Leconte serve con le palle nuove, cambio delle palle dopo i primi 7 giochi, poi di 9-9. È buono. Leconte non ci crede, però fa finta di andare a vedere il segno. Sì, ma a parte il fatto che il segno qui è difficile, che resta una piccolissima però ombra, insomma, era sicuramente buona. Noi siamo un po' distanti, però proprio in direzione proprio con la riga sul Tangangi. Giudice di net. Adibito a fare il giudice di net. Una partecipazione a testa in questa gara. Leconte ha perso da Michael Chang nel 1990 secondo turno e nell'occasione Sampras ha vinto il torneo, battendo in finale Brad Gilbert. Questa è una dimostrazione dei grandi riflessi di Leconte, che su un passante abbastanza rapido è riuscito addirittura ad aprire sulla volée. Ha fatto un dritto, guarda, al volo. Sì, tu guarda. Ha una straordinaria velocità di braccio Leconte. È il braccio migliore del mondo dopo quello di McEnroe e del Padre Eterno. In questo ordine? Eh sì. Non lo so, l'ordine lo possiamo... A scelta. A scelta.
Sbaglia il rovescio d'approccio qui Leconte, e se ne è accorto anche lui, tant'è vero che ha rinunciato addirittura ad andare avanti. È un giocatore sensibile come lui, sente se la palla finirà in campo oppure no. Quando l'errore è di mezzo metro, come in questo caso, sicuramente lo sente. Colpito male di rovescio Sampras, colpito talmente sporco che sembrava che la palla uscisse ancora di più di quanto non sia uscita poi in realtà. 30 pari. È rimasto un po' fermo sulle gambe Sampras, è un po' pigro ogni tanto nei colpi di rimbalzo a cercare la migliore posizione del corpo. Queste cose magari si dicono per cercare di spiegare perché un giocatore di questa classe e di questa forza sbagli palle che così a prima vista paiono incomprensibili. 40-30. Sbaglia alla fine dello scambio Sampras, recupera da 15-30 Leconte, 4 pari, primo set. Assegno il passante di dritto di Leconte. 0-15. Ha cercato la rete, Sampras ha giocato una prima volée un po' troppo lenta, abbastanza lunga ma un po' troppo lenta. E si è offerto al passante di Leconte, peraltro molto bello. Mancanza di decisione questa volta da parte di Sampras con la volée. Ace, più deciso con il servizio. La gran risposta di Leconte. Non ci sono altri giocatori in grado di giocare questo colpo, eh? No, da quella zona di campo. Questa volta ha letto benissimo la direzione del servizio del suo avversario. Vedete, stringe molto bene il campo, cioè viene molto avanti. Sai, per giocare bene da quella posizione bisogna avere la sua velocità di braccio e la sua classe. Si può rischiare l'incolumità. Trenta pari. Per poco non gli riesce anche questo passante. Era fuori causa Sampras, stava coprendo più il centro del campo che non il lungolinea. Quaranta-30, altro ace.
È uscito dalla racchetta di Sampras una palla con un effetto forse involontario, comunque lo aiuta. 5-4 Sampras, primo set, senza break. Campionato europeo pesi piuma Benishu Stick, venerdì 18 dicembre alle 22.30. Campionato del mondo medi junior WBO Mastro Donato Jackson, sabato 19 alle 23.30, solo su Telepiù 2. Héritage de Guerlain, la nouvelle eau de toilette pour hommes de Guerlain. La perla, calze e collane. Sono Mega Drive, è mega. Mega Drive è giochi preziosi. Di nuovo collegati con la Olimpia Halle di Monaco. 5-4 Sampras, servizio Leconte. Con Sampras che ha fatto 14 punti con il servizio, c'è una media di 3 punti a game. È una bella media. Peraltro è stato proprio Sampras a dover fronteggiare le uniche due palle break dell'incontro. È successo sul 3 pari.